benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Katia Pedrotti e il terribile episodio capitato a lei e a Scanio Pacelli, ho salvato la vita a mio marito, ecco cos'è successo nel dettaglio. La loro storia d'amore ha fatto sognare milioni di persone e continua ancora oggi ad appassionare tantissime persone che li seguono dopo quasi 20 anni, stiamo parlando di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. Vi ricordate di loro e di com'è nato il loro amore? Si tratta sicuramente di una delle coppie più longeve tra quelle nate sotto i riflettori, perché Katia e Ascanio hanno partecipato al Grande Fratello nel 2004, ed è lì che è cominciata la loro storia. Entrati da perfetti sconosciuti nel reality, ne sono usciti come una coppia, nonostante i tanti alti e bassi vissuti durante il periodo di reclusione nella casa. La loro storia, infatti, è nata già con una convivenza, per cui non è stato facile all'inizio trovare un equilibrio. Katia nella casa sembrava meno presa rispetto ad Ascanio, ma una volta usciti dal programma la loro relazione è decollata, portandoli al matrimonio e alla creazione di una splendida famiglia. Le nozze sono arrivate nel 2005 e poi dopo 2 anni è arrivata anche la prima figlia della coppia, Matilda, seguita da Tancredi, nato invece nel 2013. Dopo 19 anni di vita insieme, Katia e Ascanio sono ancora una coppia e, nonostante qualche momento di crisi come loro stessi hanno raccontato, sono molto uniti e solidi e condividono molti momenti della loro vita sui social. In queste ore Katia ha raccontato nelle sue storie Instagram di aver letteralmente salvato la vita a suo marito. Siete curiosi di sapere cos'è successo? Resterete a bocca aperta, hanno davvero rischiato la morte. Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, ho salvato la vita a mio marito, ecco cosa ha rivelato l'ex Geffina, dramma sfiorato. Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli stanno insieme da quasi 20 anni, e sono una delle coppie più amate tra quelle nate nel mondo dello spettacolo, oltre che una delle più longeve. Ancora oggi, infatti, sono felici e innamorati e sono super seguiti anche sui social, dove contano centinaia di migliaia di fan. Con loro condividono diversi momenti della loro vita quotidiana, compresi alcuni aneddoti davvero incredibili, come quello che Katia ha raccontato in queste ore nelle sue storie Instagram. L'ex Geffina ha rivelato di aver letteralmente salvato la vita a suo marito mentre si trovavano entrambi in un momento di relax in crociera, eravamo sul ponte 19 soli soletti, avevamo anche il nostro idromassaggio, una situazione meravigliosa, ha raccontato Katia, aggiungendo poi il dettaglio incredibile, devo ringraziare la mia ossessione per le borse, perché a un certo punto mi sono alzata per controllare la borsa e ho visto un'ombra su di noi. Alzò lo sguardo e avevamo in testa tipo 3.000 vespe. Ho dato un urlo incredibile, Ascanio è saltato giù dal lettino con un balzo. Abbiamo rischiato la morte, ho salvato la vita a mio marito, va detto, ha aggiunto poi Katia, che ha postato il video delle vespe. Le immagini sono incredibili e mostrano tantissime vespe che volano intorno ai lettini da mare. Pericolo scampato, dunque, per Katia e Ascanio, che hanno davvero rischiato grosso in questa situazione. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.